finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Amici dei spettatori, buongiorno con Elisabetta Gramonini, Simone Carletti, aspettiamo l'ospite di oggi che è il vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, Luciano Ciocchetti, peraltro oltre che vicepresidente è anche assessore all'urbanistica e quindi a tutti quei collegamenti che questo richiama ai problemi della casa. E con lui, come lo avremo in studio, vedremo di fare una piccola coda rispetto a quello che è stato il tema che abbiamo affrontato ieri, tenendo conto che ci è stato ricordato nel corso della trasmissione di ieri anche del contributo che abbiamo mandato in onda con l'onorevole Morassut, che riguarda la questione della vendita degli enti, del patrimonio immobiliare degli enti, oltre alla mozione del PD, cioè quella del PDL e quella dell'UDC. E quindi capire da Ciocchetti, che peraltro è stato autorevole deputato del partito dell'Unione di Centro, ecco, anche una sua sollecitazione nei confronti dei parlamentari del suo partito perché questa cosa vada a buon fine prima possibile, e peraltro tenendo conto che la Regione in qualche maniera insieme all'amministrazione comunale è chiamata in causa riguardo a questo tema. Non a caso stamattina c'è stata proprio una riunione, non ne conosciamo ancora l'esito, in prefettura con i comitati per la lotta per la casa, i sindacati, il comune, la regione, riunione voluta proprio dal prefetto perché preoccupato di quella che può diventare l'emergenza abitativa a Roma in relazione alla questione degli enti. Ma non solo c'è questo con Ciocchetti, c'è anche la vicenda che riguarda, ecco, lo abbiamo talmente chiamato Ciocchetti, alla fine è comparso e lo avremo tra qualche secondo con noi, anche la vicenda legata al controllo sulle cooperative e tutta quella strana vicenda che vede l'applicazione di canoni che non tengono conto del contributo pubblico che invece queste hanno avuto. E poi entreremo ovviamente sugli altri temi che riguardano la Regione. Assessore, benvenuto. Dicevo, ieri facciamo una piccola coda della trasmissione di ieri. Abbiamo avuto i comitati per lotta per la casa e abbiamo mandato un contributo di Morassut per quanto riguarda una mozione presentata in Parlamento sulla vendita del patrimonio degli enti, e ci è stato ricordato proprio dallo stesso deputato del PD che c'è una mozione del PDL e dell'UDC riguardo a questo argomento, no? E quindi noi ti volevamo pregare che nella tua veste di deputato, di autorevole esponente dell'UDC, potessi premere nei confronti dei deputati del tuo partito perché si arrivi quanto prima possibile riguardo a una questione che sai bene, insomma, che se non trova una soluzione rischiamo nei prossimi mesi di avere una forte tensione sociale nella nostra città. Sì, ma come il nostro gruppo parlamentare alla Camera ha incontrato una delegazione dei comitati, e da quella delegazione, anche sentendo il sottoscritto, hanno predisposto una mozione che è stata già presentata un paio di settimane e speriamo possa essere approvata. Io credo che oltretutto, a parte la mozione, serve fare una norma che è l'unica che può salvaguardare, perché le mozioni rischiano purtroppo di non essere molto risolutive oltre ad un impegno generico. Serve una norma, come abbiamo chiesto all'interno della mozione, che in qualche modo possa bloccare le procedure di vendita e che possa quindi riaprire un percorso stabilendo delle procedure che in qualche modo possono garantire sia prezzi più compatibili, ma anche garanzia per chi non può acquistare per motivi, oltretutto oggi
sarebbe credo difficile, vista la penuria di credito che le banche rilasciano alle persone nell'acquistare degli alloggi a persone anche anziane con redditi di pensionati, poter accedere al mutuo per poter acquistare un alloggio in questo caso. Quindi serve. A parte il buon senso a cui possiamo fare appello degli enti previdenziali privati, privatizzati, serve una norma specifica che può fare solo il Parlamento, Certo. perché serve una norma nazionale che in qualche modo per gli enti privatizzati si blocchi il percorso di vendita e comunque si stabiliscono delle procedure di garanzia per gli inquilini che abitano all'interno di questi alloggi. Quindi credo che al di là della mozione il lavoro che dobbiamo fare è esattamente questo. Io per quanto è mio potere chiaramente sto spingendo sul mio gruppo parlamentare perché questo possa essere proposto al governo e anche nelle prossime conversioni in legge di alcuni decreti dove sarebbe possibile inserire una norma di questo genere. Ti ringrazio, vedo già le prime telefonate e poi abbiamo tutta un'altra serie di argomenti, non ultimo anche quello della viabilità, perché oggi spaziamo su tante cose e credo che Carletti, il sottoscritto e Elisabetta siamo curiosi di capire poi che cos'è in realtà il corridoio Colombo, ma poi lo dirà bene Simone. Ma prendiamo le prime telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dottor Mastrosato Buongiorno. e all'ospite e la signorina. Buongiorno. Senta, buongiorno. Ora una domandina a lei, così di informazione, poi all'ospite, all'assessore, sembra che sia con l'assessore. Senta, professor Mastrosato, Sì. noi siamo qui disperati. Dall'ultima alluvione dobbiamo sapere a chi ci dobbiamo rivolgere, perché appena tolgono le macchine da vicino al marciapiede non si può scendere per l'immondizia che c'è. Ma non mi dica la stessa storia perché la gente che sporca, perché gli dico dall'ultima alluvione di Alimanno lo spazzino in quel punto di marciapiede non spazza, Sì, non ma può dove? passare. Dove? Allora La ci carpa. dica se dobbiamo rivolgersi all'ater o Allora, ci dobbiamo rivolgere all'AMA. ascolti un attimo, signora. Ecco. Siccome su questo si può E questa attivare è una anche domanda a lei. Adesso l'onorevole fa Ciocchetti, l'onorevole. ascolti un attimo. Voleva sapere esattamente l'ubicazione, Dove? che noi la conosciamo, però se ce la dice. Sì, allora guardi, è via Ignazio Persico, dall'angolo via Caffaro a via Ignazio Persico e la Garbatella. Certo, il giorno ci sono le macchine, è impossibile, però si mette un avviso perché dall'ultima alluvione che si erano struite le fogne non si è potuto più spazzare lì sotto. Però quando tolgono queste macchine non si può scendere per la mondezza che c'è. Mi scusi, adesso l'onorevole, senta onorevole, stiamo ascoltando lei per questa vendita delle case, dell'atere. Lei dice come si può fare perché Dell'ater, non ci non sono, dell'ater, non ci signora. sono. Allora se non Io fa. ho parlato degli enti previdenziali privati, Ecco, non dell'ater. La domanda era quella, poi allora escludiamo se vogliamo perché. parlare dell'ater ne parliamo, però Sì, va c'è bene, il problema. perché scusi, onorevole, perché se qui c'è qualcuno che anche piano piano si possa, perché sono 60 anni che sta in questa casa e logicamente non ci si fa niente, stanno cadendo, cadono le persiane, nei tetti viene giù l'acqua. Dunque, dottore onorevole, si può tenere un patrimonio in questa maniera? Scusi, siamo diventati come il Far West e anche peggio. Io mi dispiace a dire queste parole dell'Italia che non gli vogliamo bene, noi vecchi. Qui invece non gli vuole bene nessuno. Io la ringrazio che mi ha ascoltata. E dottore Manno, dico, dottor Mastrosato, Sì. mi Benissimo, dica a chi ci dobbiamo rivolgere. io credo che ci abbiamo l'AMA tra qualche giorno, quindi se poi me lo fanno sapere quando esattamente, così All'AMA. tanto l'appunto lo prendiamo e chiaramente lo giriamo Sì, ve lo all'AMA. segnalo anch'io. All'AMA e al municipio bisogna Certo. rivolgersi, in questo caso perché la Polizia delle Strade è competenza loro. Il municipio per i vigili urbani, per consentire di spostare le macchine o di mettere il divieto di sosta, come diceva la signora, e l'AMA perché deve mandare le macchine e gli spazzini a pulire. L'altra? Sì. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, io sono la signora Rita, intanto mi vorrei congratulare con la trasmissione, Grazie. perché siete gli unici che state difendendo noi inquilini dell'Enasarco. Quindi io sono un'inquilina dell'Enasarco e volevo dire che c'è veramente uno schifo. Cioè, io sono 40 anni che vivo in una casa dell'Enasarco,
non sono in possibilità di acquistare. Vorrei sapere, visto che stanno in corsa Santa Maria degli Apostoli tutta una riunione, tutelare, se noi veniamo tutelate per chi non può comprare, perché c'è stato veramente uno scandalo, a parte gli affitti raddoppiati, quindi con mia madre che è pensionata, da 330 che pagavamo complessivamente, adesso stiamo pagando 7,35. Poi hanno chiesto i rinnovi di contratto, dal contratto scaduto al 31 dicembre 2011, 2000 euro di rinnovo contratto. Sì, sì, conosciamo la cosa, ne abbiamo parlato ieri e continueremo a parlare, non a caso sollecitavo Ciocchetti proprio perché siccome esistono tre mozioni, giustamente ricordava il vicepresidente come da mozione questa si debba poi tradurre in una norma che consenta questa sorta di moratoria, no? Che rimetta un po' in discussione tutto, che lo ricordavamo ieri Luciano, i primi a essere smentiti in questa vicenda sono stati i sindacati, non a caso sono nati i comitati di base da parte dei cittadini, quindi noi sulla questione terremo i riflettori accesi sicuramente. Ci abbiamo la terza, se è pronta la prendiamo subito. Pronto? Pronto? Prego. Pronto, buongiorno e benvenuti in casa mia. Buongiorno, sì. Allora dice, chiedevo per cortesia all'assessore Ciocchetti, che è venuto già qualche volta al teatro San Raffaele, io me lo ricordo bene, al Trullo, noi abbiamo qui un circolo bocciofilo ricoperto di Eternit, già qualche anno che stiamo facendo richieste se questo circolo bocciofilo vengono rimosse queste Eternit, però nessuno ci dà ascolto, né l'ARL, né il municipio, nessuno ne sa niente, nessuno ci dà ascolto. Che cosa dobbiamo fare? Perché signora, di chi è la proprietà lì? Le proprietà qui non si sa di chi è la proprietà, perché è del comune di Roma, perché il terreno è del comune di Roma, su viale Ventimiglia. Ma questo circolo Pocciopi non si sa di chi è il proprietario, perché sono 60 anni che è stato fatto. Ci ridà l'indirizzo esatto, signora? È viale Ventimiglia, all'altezza di viale Ventimiglia 3. Viale Ventimiglia. Va bene. È un capannone verde, è un circolo bocciofilo, se qualcuno ci aiuta cortesemente, perché se ne può proprio più. Grazie. La quarta e poi passiamo a Ciocchetti. I municipi devono acquisire il loro patrimonio, bisogna verificare se quello è stato acquisito al patrimonio del 15° municipio. Pronto? No. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Onorevole Ciocchetti, ieri... Da questa vita c'è stata una bellissima trasmissione inerente alle case degli enti e abbiamo avuto un avvocato che ha spiegato molto chiaramente qual è la situazione. Però io sono convinto che tutte le iniziative prese da associazioni e altri avranno un esito positivo soltanto se c'è una volontà politica di risolvere il problema. Io la domanda che le faccio è questa, onorevole Ciocchetti, il suo partito, diciamo lei, di fronte a questa situazione, cioè qual è la sua posizione? È favorevole a risolvere questo problema oppure tiriamo avanti? Grazie. Grazie. Allora. Tiriamo avanti o favorevole? A me pare, probabilmente non ha sentito, sì, non ha sentito la prima parte. Non ha ascoltato l'inizio della trasmissione quando io sono arrivato, perché ho già spiegato cosa ha fatto il mio partito in Parlamento, perché è chiaro che questo è un problema nazionale. Deriva da una legge del 1999 quando il Parlamento privatizzò una serie di enti previdenziali. Ricordo che c'è già stata una operazione di vendita, la famosa cartolarizzazione degli enti, degli immobili, degli enti previdenziali pubblici, in cui fu obbligata la vendita, e qui questo fu fatto, diciamo, negli anni tra il 2002 e il 2005, con una serie di garanzie di una norma parlamentare dell'epoca che stabilì il fatto che si potesse arrivare al 40% di sconto, il 30% più il 10%, per gli immobili dell'INPDAP, dell'INPS, degli enti previdenziali cosiddetti pubblici, e in più
In quel caso ricordo, perché io ero assessore alla casa nella legislatura 2000-2005 della Regione Lazio, l'ho fatto nell'ultimo anno, ma mi trovai proprio di fronte a quella situazione. Già il mio predecessore aveva predisposto un fondo per poter aiutare la concessione dei mutui, quindi abbattendo gli interessi dei mutui, quindi a costo della regione, per le persone e le famiglie, i pensionati che non potevano diciamo avere tutte le risorse disponibili per poter pagare il mutuo. E diciamo che quella vicenda è stata gestita con un minimo di equilibrio, in una condizione sociale anche diversa di quella di oggi, e quindi si riuscì tra questo sconto del 40% e il sostegno nel poter pagare il mutuo a consentire alla maggior parte degli inquilini dell'allora INPDAP, INPS ed altri enti ex EMPALS e compagnia varia di poter diventare proprietari di questi immobili. Il problema di oggi è che noi siamo di fronte ad enti che sono stati privatizzati e quindi che, se non cambia la norma, fanno quello che gli pare. E questo è il punto, è inutile che ci giriamo intorno. Noi possiamo fare tutte le mozioni in consiglio regionale, in consiglio comunale, le manifestazioni, ma se non cambia la norma nazionale che in qualche modo gli stabilisce delle regole più stringenti sia sull'aumento dei canoni, che non incide sul tema della privatizzazione, perché queste sono tutte case che sono state costruite per la maggior parte quando questi enti erano pubblici, con contributo da parte dello Stato, e soprattutto la parte della previdenza è comunque di interesse pubblico, e quindi io credo che ci siano tutte le condizioni dal punto di vista giuridico per far stabilire delle norme che rispettino sia dal punto di vista dei canoni e sia dal punto di vista dell'eventuale vendita delle garanzie per gli inquilini che oggi sono assegnatari di questi immobili. Però serve una norma nazionale che riconosca questo e che stabilisca, nel caso di vendita, uno sconto almeno del 40%, che stabilisca delle condizioni di favore per la concessione dei mutui e che stabilisca anche un accompagnamento per chi non può acquistare e quindi deve rimanere in affitto all'interno di questi alloggi. Credo che queste siano le questioni su cui bisogna lavorare. Ci sono una serie di mozioni che sono, tra cui il mio gruppo parlamentare, sono state presentate, che dicono questo. Speriamo che il governo e che anche l'azione, che le regioni, in particolare la Regione Lazio, perché poi il grosso di questo patrimonio immobiliare è a Roma e nel Lazio, a Roma soprattutto, un po' c'è a Milano, a Napoli, a Firenze, a Torino, ma è una percentuale assolutamente più bassa di quella che è a Roma. Probabilmente saremo una dimensione di 80-20, cioè 80% pesa su Lazio e su Roma, il 20% è sparso sul territorio nazionale. Quindi è chiaro che c'è probabilmente un interesse soprattutto dei parlamentari del Lazio e della Regione Lazio e del Comune di Roma, meno interesse da parte delle altre regioni italiane e anche degli altri comuni, ma dobbiamo spingere intorno a questo obiettivo. Intanto bisogna far sospendere il piano di vendita dell'Enasarco e anche di quelli annunciati dell'EMPAM e di altri enti previdenziali che stanno per annunciare e far partire programmi di vendita e comunque stanno già agendo nel rinnovo dei contratti con una raddoppio, addirittura in qualche caso 4 volte l'aumento dei canoni, soprattutto secondo le zone dove appunto questi immobili sono portati. E poi bisogna far calcolare anche che, essendo in crisi, il valore immobiliare di questi alloggi è cambiato, non è più quello di quando hanno fatto la valutazione 3-4 anni fa, quando eravamo al massimo dell'espansione del valore immobiliare degli immobili, in particolare a Roma. Oggi c'è almeno il 30% in meno di valore immobiliare, più il 40% in meno perché sono occupati, più lo sconto del 40%. Se fosse così, diventerebbe compatibile poterli, penso, per la maggior parte. Purtroppo non è stato seguito questo tipo di ragionamento, ma io credo che questo sia il percorso su cui bisogna lavorare.
Quindi l'avevo già detto, l'ho ripetuto perché credo che sia un tema assolutamente caldo e quindi è giusto anche ribadire le nostre posizioni. Altre posso rispondere alle altre? No, in merito alla Ignazio Persico, abbiamo già detto, lì è competenza dell'AMA e del municipio, perché il municipio deve assicurare all'AMA la possibilità di sgombrare le macchine per fare le pulizie e l'AMA poi deve pulire, quindi bisogna intervenire, lo farò anch'io sia sull'AMA che sul municipio per sollecitare la pulizia di via Ignazio Persico. Per quanto riguarda le manutenzioni degli immobili dell'ATER, voglio ricordare che la Regione Lazio, con delibera della Giunta regionale, ha messo a disposizione dell'ATER di Roma 18 milioni di euro per le manutenzioni. Adesso l'ATER li deve spendere, deve scegliere, fare un programma delle priorità degli interventi e poter quindi dare una risposta ad un tema assolutamente centrale ed importante come quello della manutenzione e della messa in sicurezza degli immobili dell'ATER. Noi abbiamo chiesto anche all'ATER di poter fare un'operazione su una serie di immobili di applicazione del piano casa regionale, perché anche l'ATER, anche se è un ente pubblico, può utilizzare. Abbiamo fatto una workshop, un convegno all'Ordine degli Architetti di Roma. Ne parliamo dopo. In più il bilancio di assestamento approvato tre settimane, il 30 giugno, della Regione Lazio prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'edilizia sovvenzionata. 100 milioni quest'anno, 100 milioni il prossimo anno. Abbiamo recuperato i fondi ex GESCAL che erano, come Fabrizio Mastrorosato credo conosce bene, complessivamente noi avevamo 267 milioni di euro depositati alla Cassa Depositi e Prestiti di competenza della Regione, non spesi e non utilizzati nel passato, fondi dormienti che abbiamo risvegliato e che finalmente li mettiamo a disposizione dell'edilizia sovvenzionata, quindi delle case popolari, perché sono fondi che sono destinati soltanto a questo utilizzo, quindi credo che anche questo sia per questo, tra l'altro. Sì, vengono dei contributi dei lavoratori per finanziare i programmi di edilizia sovvenzionata. C'era sempre una domanda, diceva, dove sono andati a finire questi soldi? Stanno là, stavano lì, adesso li abbiamo svegliati, li stiamo iniziando a tirare. Quindi diciamo che l'assessorato alla casa del collega Bontempo finalmente avrà da programmare, oltre ai pochi fondi ordinari di cui abbiamo a disposizione, questo programma straordinario che si può fare sia per costruzione di nuovi alloggi, sia per l'applicazione del piano casa di cui parliamo dopo e sia per la manutenzione. Quindi credo che si possa fare non la soluzione di tutti i problemi, ma con 200 milioni di euro credo, e poi il grosso del problema è su Roma, sì, anche gli altri ATER hanno un po' di problemi di manutenzione, ma sicuramente in maniera più ridotta. L'ultima cosa è il circolo bocciofilo con Eternit. I circoli bocciofili, come ricorderete, sono quasi tutti nati spontaneamente negli anni 60-70. Poi ci fu una delibera del Consiglio Comunale di Roma che li sanò, chiedendo ai municipi, allora circoscrizioni, di acquisirli al patrimonio pur mantenendo la gestione dei circoli bocciofili. Quindi adesso bisogna verificare se questo di Viale Ventimiglia ha portato il 15° municipio all'epoca a farle un'acquisizione. Se è così, il patrimonio è comunale e quindi è il comune e il municipio che debbono intervenire a sanare la situazione. Dobbiamo verificare se a seguito di quella delibera, chiaramente lo farò verificare dai miei uffici, se a seguito di quella delibera appunto il comune, il 15° municipio, ha acquisito al patrimonio pubblico quel circolo bocciofilo. Allora, vicepresidente, ho due domande, una legata alla mobilità come abbiamo accennato e una di carattere politico. Per quanto riguarda la mobilità, nei giorni scorsi una telespettatrice ha ricordato come siano pessimi collegamenti tra Roma e Ostia, due strade congestionate, una Roma Lido che funziona poco e male. E quindi noi abbiamo ricordato come si stia parlando di questo progetto Corridoio Colombo, a cui lei è molto legata e che sta sponsorizzando da diverso tempo. Allora le volevo chiedere se effettivamente ritiene realizzabile e in che tempi questo progetto, e poi se ce lo può illustrare.
La domanda di carattere politico invece è legata al congresso dell'UDC che si terrà domani a Roma. E, tra l'altro, eleggerete il nuovo segretario. Immagino farete un po' il punto della situazione del partito e della situazione in Italia, anche in base agli ultimi avvenimenti. Mi riferisco in particolare all'ascesa in campo, la nuova ascesa in campo di Berlusconi. Mi consenta. Sarebbe la sesta volta in Italia, e anche al decreto sulla revisione di spesa di Monti, e quindi capire quali saranno le ricadute per il nostro territorio. Immagino ne discuterete anche domani. Noi ce ne andiamo perché mezz'ora per rispondere a tutto questo. Poi ci sono altre domande invece sul Campidoglio, perché dobbiamo fare subito anche delle no. domande su. Facciamo rispondere a questo telefonato e poi lezioni. Ritorniamo anche a quella. Quante ore ho per parlare? La sintesi è, si dice che. Come dire, è la mia relazione al congresso domani. Quindi ce la faccio prima. Per titoli, quanto vero. Ma adesso facciamo altre prendiamo le telefonate, se no veramente facciamo aspettare troppo. Pronto? Sì, buongiorno. Prego. Meno male che Silvio c'è. Ecco. Buongiorno a tutti e anche al suo ospite. Come vedi rispettiamo l'opinione di tutti, insomma. No? Allora, vabbè, non ti innervosi però no, adesso. L'ho detto con una sorta di sorriso, e che caspita, insomma, no? Prego. No, per carità, no, io ti conosco, figurati, insomma, ci conosciamo da tanti anni. Faccia la domanda. Allora, due domandine, una di carattere all'ospite, all'onorevole Ciocchetti, perché è persona gradita da parte mia e sei molto simpatica pure. Grazie. Le volevo dire, siccome è stato approvato il piano regolatore della Regione Lazio, mo parte pubblica e parte privata. Che intendi per piano regolatore della Regione Lazio? Quello che è stato rifatto ultimamente. Ma piano casa forse intendi dire? È riferito al piano casa, che c'è una parte dei privati. Che c'è una parte dei privati che si sono inseriti dentro in questo piano regolatore che è stato approvato. Volevo soltanto dire all'onorevole Ciocchetti. Che ne pensa che il suo vicino, diciamo, come sindaco di Roma sta già predisponendo per far costruire tutto il parco, tutta quella serie di cose, via la Caffarella, perlomeno tutti i costruttori che stanno dietro, un certo signor Cartagirone, una serie mezza Roma, tutti questi sono tutti pronti. Cosa ne pensa di questo atto che si sta innescando? Dopo diciamo in questi ultimi tempi. Poi la seconda domanda all'onorevole Ciocchetti è questa. Certo, siamo in tema di congresso, giustamente l'ha ricordato il giornalista, proprio a lei la domanda l'ha fatta. Io però molto in questa fase, io ho detto meno male che Silvio c'è. La posizione sua adesso non è che ci può anticipare qualcosa. Sulla linea politica e sui programmi per le nuove elezioni che ci saranno nel 2013. Un suo pensiero più che mai. Va bene, grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Prego. Pronto, buonasera. La sentiamo, prego. Bene, buonasera a tutti, volevo riallacciarmi alla trasmissione di ieri su quanto è stato detto in merito alle svendite del patrimonio immobiliare degli enti. Ecco, l'onorevole Ciocchetti ha detto prima che per quanto riguarda l'ATER sono stati assegnati 18 milioni di euro. Questi enti che sono diventati privati, purtroppo che cosa fanno? Fanno i loro affari, per cui non vedono molto bene questo discorso delle persone che sono state a loro allocate da parte del comune, dell'ATER, tutto quanto, e che queste persone debbano rimanere dentro, perché hanno speso dei soldi, sono state fatte manutenzioni, sono stati valorizzati quegli appartamenti, cosa che invece non è stato fatto per l'ATER e per il Comune di Roma. Il Comune di Roma e l'ATER sono stati abbandonati dalle tutte le amministrazioni che ci sono state, regionali e comunali, e poi anche provinciali. Per cui non c'è nessuna possibilità che questi enti svendano in questo modo le case. I 18 milioni che vanno dati all'ATER, io già ho detto anche al presidente dell'ATER,
bisognerebbe verificare esattamente quali sono i danni di competenza della proprietà e quali sono i danni che provano gli inquilini assegnatari, perché la maggior parte dei danni sono provocati da loro. Allora, volendo mettere in modo... stringa, perché poi Ciocchetti deve rispondere. Sì, volendo mettere in modo la ricrescita, la cosa di tutto questo meccanismo, basterebbe utilizzare le ditte, far lavorare le ditte organizzate dal comune, dalla regione, dall'ATER, affinché provvedano a sistemare i danni ed eventualmente a collarli alle persone. Va che bene, hanno grazie, questi grazie, danni. Grazie, 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 grazie. Signore, anche ieri, poi a un certo punto sono stato anche scortese, continua a confondere la proprietà ATER con le proprietà degli enti, sono due momenti completamente diversi. Comunque. Pronto, la terza e poi... è un ente pubblico, non è un ente privato. Tenendo non lo conto... sento proprio quello che dice. Tenendo conto, peraltro, di un'altra cosa, che c'è stata una decisione del Consiglio di Stato che ha detto che però gli stessi patrimoni degli enti pubblici vanno considerati, degli enti, vanno considerati come patrimonio pubblico. Sì, appunto, quindi c'è tutta la materia talmente complessa. Perché sono stati formati con contributi... E spesso in 167. Con contributi, molti in 167, ma al di là della destinazione urbanistica, che è una valorizzazione diversa, comunque c'erano contributi da parte dello Stato. Attraverso l'utilizzo di fondi per la previdenza che sono considerati pubblici comunque e rimangono pubblici anche se gestiti da enti privati. Pronto? Allora, l'ultima di questo giro e poi lasciamo spazio a Ciocchetti. Pronto? Buongiorno a tutti. Salve. Onorevole Ciocchetti, gradito ospite. Grazie, buongiorno. Da 2 mesi fa il comune ci ha dato le case qui a Roma Est, però ci aveva promesso dopo un mese l'autobus e ancora niente. Dove? A Porto di Roma, dove? Che senza una macchina. Va bene, chiarissimo. Se poteva aiutarci. Va bene. In più volevo dire agli altri, l'ama, questi giorni quando viene di sicuro non si può mai parlare perché è sempre occupato, l'altro giorno ho telefonato per venire a ritirare la differenziata perché era troppo pieno. È venuto invece soltanto quello del camion normale e ha scaricato tutto lì dentro. E allora che facciamo? Vabbè. Quando verrà l'ama glielo diremo. Glielo diremo sicuramente. Grazie, allora, l'ultima del giro, poi magari domande un pochino più veloci. Grazie. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Comunque il sociale sia a Roma che in Italia si è fatto felice praticamente. Perché possiamo parlare di tante cose, ma se non c'è il sociale, soprattutto per gli italiani, che ancora oggi, gente che ha 20 anni che telefona per una casa e ancora sta in là, sta aspettando, può darsi pure che qualcuno è pure morto, per dire, cioè il sociale, e che fine ha fatto? Perché noi abbiamo fatto entrare tanta gente qui che non facciamo il sociale manco per loro, perché poveraggio sta gente in qualche parte deve pure vivere. Se noi non abbiamo praticamente queste capacità, perché ci ostiniamo a volere far entrare gente da tutte parti del mondo per portarli qua a fare la fama assieme a noi? Va bene, grazie, è chiarissima la domanda. Dicevo, ecco, domanda più semplice perché pare già Simone ci ha messo del suo. Allora, per lunghezza autobus, adesso appena finisco qui chiamerò Franco Cioffarelli che è consigliere di amministrazione dell'ATAC e quindi cercheremo di accelerare questa pratica. È l'unico rappresentante dell'ATAC che viene in questa trasmissione. Che è l'unico che oltretutto conosce l'ATAC, sì, e quindi insomma se lo sentissero di più probabilmente avrebbero meno problemi. Però gli faremo seguire anche questo aspetto. La regione non ha approvato nessun piano regolatore. Il piano casa è una legge di semplificazione in un periodo di emergenza per poter avviare più cantieri piccoli possibili, sfruttando la possibilità che le famiglie possano ampliarsi, le famiglie, le imprese possano ampliarsi la propria unità immobiliare e poi poter recuperare sul territorio immobili edilizi che sono oggi non più utilizzati e che possono essere invece utilizzati e quindi produrre attività, lavoro, messa in azione di attività. Quindi non c'è nessun piano regolatore regionale,
noi stiamo lavorando alla revisione del piano territoriale regionale e dal piano territoriale paesistico regionale. Entro la fine dell'anno presenteremo le linee guida di questo lavoro, ma che è un architrave delle pianificazioni che rimangono le pianificazioni che fanno le amministrazioni comunali, non la fa la regione. Credo che l'ascoltatore si riferisca alle ipotesi di lavoro che il Comune di Roma sta facendo per le cosiddette aree di riserva all'interno dell'agro romano, cosa che io ancora leggo sui giornali, nel senso che non avendola ancora il Comune né approvato in giunta comunale, né in commissione urbanistica, né in consiglio comunale, arriverà successivamente alla regione e potrò esprimermi nel merito soltanto in quel momento. Credo che sia l'attuazione di una norma tecnica inserita nel piano regolatore generale di Veltroni, quello approvato nel 2008, che non avendo soddisfatto i bisogni di aree di riserva per completare le operazioni, i programmi di compensazione e per l'edilizia residenziale pubblica, prevede che con successivi atti e successive varianti l'amministrazione comunale avrebbe soddisfatto e coperto questa esigenza. Quindi, diciamo, questa è la norma di riferimento. Poi, come il Comune sta agendo, Roma Capitale sta agendo, avendo anche un ruolo istituzionale, debbo esprimermi sulle carte e debbo esprimermi non sugli articoli di giornale e sulle polemiche di Lega Ambiente o di qualcun altro, ma sugli atti concreti che l'amministrazione comunale Roma Capitale farà, quando e se li farà. Quando e se li farà credo che sia importante, perché come sapete la legislatura di Roma Capitale è in scadenza, visto che si voterà nei prossimi mesi di aprile del 2013. Sulle elezioni del 2013 torno dopo. Perché no, non è che non voglio rispondere, però lo colleghiamo in un unico ragionamento e non soltanto così una risposta specifica. Invece voglio dire sul tema mobilità, innanzitutto c'è stato un sondaggio che è stato pubblicato dall'agenzia Dire, ieri ripreso da tutti i giornali, che oltre ai soliti numeretti dei voti dei candidati, dei partiti e compagnia varia o delle varie coalizioni, ha chiesto ai romani anche quali sono i problemi più importanti che i romani soffrono. Ci sono due dati, io credo, particolarmente significativi. Lavoro è la prima richiesta, è la prima preoccupazione dei romani. La seconda preoccupazione è la mobilità, il traffico, la difficoltà di muoversi da una parte all'altra della città. Quindi non solo nel quadrante di Oddi, tra l'Euro ed Ostia, ma è un problema generale della città che segnala una difficoltà non solo dell'amministrazione Alemanno, ma di tutti i sindaci che dagli anni 90 in poi si sono succeduti di fronte ad un'esplosione degli insediamenti urbanistici nuovi, cioè dei quartieri nuovi che sono sorti e sono nati, non si è fatto nulla per potenziare le infrastrutture di mobilità e di viabilità, salvo alcuni interventi importanti e fondamentali. Penso alla linea C della metropolitana, penso all'apertura, nonostante tutte le polemiche, della B1 da Piazza Bologna a Concadoro. Però non c'è stata un'organica strutturazione e studio di trasportistico di mobilità su ferro e di mobilità su gomma che fosse in grado di poter svoltare. Cioè, noi dobbiamo intanto cambiare la cultura. Prima si fanno le infrastrutture e poi si spostano i pesi insediativi. Cioè, prima si debbono realizzare le cose, recuperare il gap che manca, realizzare le infrastrutture di mobilità su ferro e di strade, e poi si possono pensare nuovi quartieri e nuovi insediamenti. Questo credo che sia un concetto che deve diventare nella cultura non solo della regione, ma nella cultura degli imprenditori, nella cultura dei cittadini e soprattutto degli amministratori comunali. E poi pensare appunto a come sviluppare una città. Allora, io credo che questo sia un fatto assolutamente importante. Il problema
che veniva ricordato prima, del corridoio Colombo, è una questione fondamentale. Ed è anche semplice fare alcuni paragoni. Le arterie che oggi, le arterie e la mobilità su ferro che esiste tra l'Eur ed Ostia è esattamente quella che è stata pensata, in parte costruita e poi conclusa dopo, nel ventennio fascista. Perché la via Ostiense e la via del mare sono state realizzate nel ventennio, la Roma Lido è stata realizzata nel ventennio, la via Cristoforo Colombo non è stata realizzata perché non si è fatto più l'Expo dell'Eur del 42, ma era stata già sono già iniziati i lavori e comunque era stata progettata e si è fatta. Dopo di quello, a parte il grande raccordo anulare che collega queste arterie e che collega e fa un anello intorno alla città di Roma, nulla è stato fatto di più, ma c'è una piccola differenza, che quando quelle arterie erano state pensate con una logica corretta urbanistica, cioè prima facciamo le infrastrutture e poi spostiamo i pesi insediativi, e in quel caso c'era l'idea dello sviluppo verso della città di Roma verso il mare, chiamando anche architetti importanti a fare queste pianificazioni e questi progetti, purtroppo abitavano tra l'Eur ed Ostia, non lo so, probabilmente 200 persone, 300, non credo di più, 500, 1000, sì. Adesso ce ne saranno 700.000, più le funzioni che in questi territori ci sono, e le arterie sono rimaste quelle che erano state pensate, neppure completate, perché pensate, qui scatenerò le polemiche, neppure le complanari della Colombo sono mai state completate. C'è un tratto della Cristoforo Colombo, capisco che adesso gli ambientalisti diranno ah, ma quello è parco, è zona naturale, è compagnia varia, no, è meglio tenere per ore migliaia di macchine ferme per strada col motore acceso, e quello non è ambientalismo, non è contro l'ambientalismo ugualmente, per non fare le arterie che servono. Cioè, tra via di Mezzocammino e via di Malafede le complanari non esistono. Sarebbero state, se fossero complete, per esempio un bel corridoio della mobilità per il servizio pubblico di trasporto, certo. E quindi avrebbe consentito anche di far funzionare meglio il sistema. Per il resto è rimasto esattamente quello che era stato realizzato, pensato, progettato e pianificato tanti anni fa, quando lì non ci abitava nessuno. Quindi serve fare un'operazione di potenziamento, e penso che si vogliono fare waterfront a Ostia, sì. Si vogliono fare le altre funzioni lungo l'autostrada Roma-Fiumicino, si vogliono fare i grandi parchi, si vogliono fare altre cose, i soldi si possono trovare con il project financing, come si fa in tutta Europa, in tutto il mondo, perché una linea metropolitana che parta dall'Eur, che segua la via Cristoforo Colombo, che entri poi dopo Casal Palocco entri verso l'interno, che serva quindi tutti i quartieri che nel frattempo lungo la via Cristoforo Colombo sono sorti, e che poi serva Infernetto da una parte, Madonnetta dall'altra, la centralità prevista dal piano regolatore di Madonnetta, che serva l'area industriale di Dragona, Acilia, che è assolutamente non servita da mezzi pubblici, e che poi arrivi alla Fiera di Roma. La Fiera di Roma, realizzata lungo l'autostrada di Roma Fiumicino nel comune di Roma, è l'unica fiera internazionale che non ha, perché non possiamo considerare il treno, quello delle Ferrovie dello Stato che deve andare all'aeroporto, un servizio su ferro idoneo. Io quando vado a Milano per le fiere, io prendo la metropolitana al centro di Milano e arrivo con la metropolitana dentro la fiera di Rho, che è stata realizzata mettendo insieme metropolitana e realizzazione dell'infrastruttura. La nuova fiera di Roma non ha un servizio, perché quello della Fiera dello Stato non è sufficiente. La Fiera di Roma, fino ad arrivare all'aeroporto, fino ad arrivare agli interventi anche del prossimo porto commerciale in realizzazione a Fiumicino da parte dell'autorità portuale, quindi un sistema che può avere un numero di
persone trasportate che consente di sostenere col Project Finanzi, dando in concessione per 30 anni o per quello che servirà per valorizzare e per recuperare la spesa, fatta da facendo una gara pubblica su un Project Finanzi, su un progetto e su una rete che è già disegnata sul piano regolatore generale del Comune di Roma, su un progetto che è stato presentato 4 anni fa al CoA Roma Capitale, che poteva vedere l'inserimento all'interno del bilancio nelle opere di investimento con Project Financing, un bando pubblico internazionale in cui chiamare gli investitori internazionali a fare un'operazione, a valutare, e alcuni che hanno proposto questo progetto hanno valutato che è possibile realizzarlo a costo zero per l'amministrazione pubblica, ma è un'opera strategica che dovrebbe diventare il primo punto di un programma di un sindaco, il primo punto di un programma di chi vuole governare questa città, insieme a tanti altri. Insieme al collegamento tra la linea A della metropolitana e Tor Vergata e l'Università di Tor Vergata, anche quello si può fare in project financing, insieme alla ferrovia lungo Viale Palmiro Togliatti, come previsto dal piano regolatore del 60 e poi nessuno l'ha realizzata, insieme a tanti altri assi di mobilità su ferro, non facendo solo le grandi metropolitane che costano un sacco di soldi e che non riusciamo mai a concludere, vedi la storia della linea C, ma facendo anche interventi di metropolitane leggere o di linee di tranvie veloci che costano di meno, che passano in superficie e che possono essere realizzate davvero in una legislatura. Insomma, il corridoio Colombo è questo, io continuerò a battermi per questo, tant'è che stiamo cercando anche investitori esteri che vogliono venire a scommettere su questa operazione, mettendoci soldi loro in cambio della gestione della linea, che possono quindi vedere insomma una questione che sia una questione importante. Siccome sei stato sollecitato sull'urbanistica, vedo che la cosa ti ha appassionato molto, quindi mi fai prendere la telefonata e poi le risposte. Se vogliamo cambiare, cambiare questa città, l'unico modo è questo, non ce ne sono altri. D'accordissimo. Non ce ne sono altri, e questo lo devono capire anche gli imprenditori, i costruttori, l'Acer, tutti devono comprendere che Roma si potrà salvare e anche le loro economie si potranno salvare, certo. Soltanto se noi faremo un grande intervento di infrastrutturazione di questa città, anche utilizzando sistemi che si utilizzano a Parigi, a Londra, a New York, a costo zero con le operazioni di Project Finanzi. Ma secondo lei perché l'amministrazione capitolina è sorda a queste miopie? Sono state... Io devi chiedere a lui. Sono state atroci. Lo so. Le miopie sono state atroci, perché mentre prima Ciucchetti faceva riferimento a una piccola battuta, poi prendiamo la telefonata, per esempio a Roma verso il mare, quando partì il grande progetto, c'era cioè Samperi all'epoca che lo indicava, si litigò per diversi anni se a realizzarlo doveva essere il Campidoglio o l'Iri. Dopodiché la cosa si vanificò e si passò allo SDO, dove peraltro si è ricominciato a bisticciare su chi doveva realizzarlo. E poi non si è fatto più niente. Appunto. No, dopo che si è accantonato col piano regolatore del 2009. Pronto. Col mito del policentrismo. Che è un policentrismo. Prego, prego. Prego, la sentiamo. Signor Ciocchetti, io non è che le manco di rispetto, non la chiamo onorevole perché il titolo di onorevole è stato soppresso con decreto luogotenenziale 6 giugno 45. Io non mi sono mai chiamato onorevole, quindi non so ma che fa questo riferimento. Ma io lo dico perché la chiamo signore. Io mi chiamo Luciano, per cui non mi chiamo onorevole. Dunque, va bene, prego, vada. Signor Ciocchetti, lei ha fatto un discorso emozionante. Io le devo dire la verità che sono rimasto estasiato, perché anche io ha qualche idea di quelle che lei ha, avevo. Solo che però la differenza tra me e lei è che io sono un privato cittadino e lei è un signore che è uno dei numeri uno di un partito che ha governato e adesso governa praticamente, perché il signor
è il padrone dell'Italia, il signor Sì, e gli 8.800 che sono i miei amici carissimi sono i padroni dell'Italia. Perciò, signor Ciocchetti, faccia qualche cosa, perché il Lido di Ostia, ai tempi dell'infame ventennio, si chiamava il Lido di Roma. Se lo, no, lei non se lo può ricordare, me lo ricordo io perché sono vecchio. Io le ricordo una cosa allora, da vecchio saragattiano, quando il Presidente della Repubblica in carica all'epoca, che era Saragat, regalò al Comune di Roma quel bellissimo tratto della... Certo, io non mi sono permesso di nominarlo. No. Sì. Va bene, grazie. Grazie molto. Allora, arriviamo alla parte politica, Ciocchetti. Sì, da dove partiamo? Dal congresso magari di domani. No, vabbè, noi stiamo... Domani si svolgerà il congresso di Roma Città dell'UDC, quindi completiamo il percorso dei congressi provinciali di questa regione e anche di tutta Italia. Roma, in pratica, sarà l'ultimo che verrà svolto domani. E poi credo a settembre ci saranno i congressi regionali e poi a ottobre il congresso nazionale, in cui dovrebbe partire l'iniziativa politica di allargamento e di costruzione di un nuovo soggetto, di un nuovo contenitore che metta insieme moderati e riformisti, società civile, per costruire sulle macerie della Seconda Repubblica un nuovo progetto politico che sia in grado di dare non una risposta centrista, perché questo è un ragionamento che ormai non regge più, destra, sinistra, centro, insomma siamo in una fase un po' confusa da questo punto di vista, non soltanto in Italia. Quindi credo che serve invece tentare, non da soli, di ricostruire la centralità della politica, che è un'altra cosa, che significa essere in grado di dare risposta alle esigenze del paese, delle future generazioni, e dare anche una via d'uscita alla crisi economica, sociale che l'Italia, l'Europa e il mondo stanno vivendo. Questo è certamente un obiettivo ambizioso, ma credo che questa sia la fase in cui, al di là delle polemiche, chiunque voglia e possa dare e dire di più deve riuscire a darlo, insomma, e in qualche modo ad offrire una direzione, una visione, un futuro a questo paese che appunto sta attraversando momenti particolarmente drammatici, paesi, famiglie, imprese, nuove generazioni con il rischio di una disoccupazione eterna. Siamo al 36% della disoccupazione giovanile in questo paese, e quindi credo che questi siano temi che ci debbono fare riflettere su una società che ha garantito le generazioni che non possono più essere considerate nuove, e invece non ha garantito quelli che oggi sono nuove generazioni e quelli che verranno dopo. E quindi credo che questo sia un ragionamento su cui bisogna ripensare complessivamente il sistema politico e anche il sistema economico-sociale del nostro paese, senza abbattere lo Stato sociale, ma costruendolo con un equilibrio tra le generazioni e ad una esigenza di una risposta che sia in grado di poter dare appunto un futuro all'Italia, un futuro alle nuove generazioni e un pensiero anche a tutto quello che avverrà. Quindi quello che avverrà in questi mesi fino alle elezioni politiche del 2013 in qualche modo ha bisogno di essere costruito anche pensando a formule politiche nuove di quelle che oggi, fino ad oggi sono state. Quindi noi chiaramente apriamo un percorso che completa un ragionamento, ma che ne apre un altro. Appunto, il congresso di Roma domani serve a dare una legittimazione alla classe dirigente del partito in questa città, a fare una profonda riorganizzazione della presenza del partito sui territori, nei quartieri, nelle borgate, nelle periferie, perché credo che uno dei grandi limiti della politica dal 94 ad oggi è stata quella che i partiti e la politica, tutti, per primi noi, si sono allontanati dai bisogni della gente, dal rapporto diretto con i cittadini. Il mito della TV, parlo e mi riferisco alle TV nazionali,
i grandi contenitori nazionali ha portato ad allontanare la politica, i leader politici, i deputati, gli eletti dal rapporto diretto con la gente, come invece c'era nella Prima Repubblica. Da qui la nostra proposta di, anche di un nuovo sistema elettorale, cioè di ripristinare le preferenze, perché le preferenze sono l'unico modo per ricollegare gli eletti con gli elettori. Perché l'eletto sarà costretto a mantenere il rapporto con l'elettore ogni giorno, ogni minuto e ogni secondo, non a vederlo soltanto in campagna elettorale come avviene dal 94 ad oggi. Ripristinare preferenza, io spero che nella riforma della legge elettorale questo dovrà essere fatto e dovrà essere uno dei punti essenziali. Il congresso di domani chiaramente non potrà eludere anche il tema delle prossime elezioni in Campidoglio. Noi siamo all'opposizione in Campidoglio, un'opposizione costruttiva, non sfascista e non ostruttiva, e dico questo non a caso. Roma dal 93 ad oggi ha vissuto una fase politica di contrapposizione permanente, centrodestra contro centrosinistra, centrosinistra contro centrodestra, in una guerra mortale per la città. Una guerra che ha diviso profondamente. Noi abbiamo bisogno di, e noi domani lanceremo l'idea, che io ho già avuto modo di dire in qualche incontro, di un'idea di una grande necessità di una pacificazione delle parti in questa città. Bisogna trovare, so che è difficile, ma credo che una esigenza di visione sia assolutamente necessaria, bisogna trovare i temi che possono unire, per poter dare anche nuovi modelli di sviluppo a questa città che possono dare un futuro ad economie che sono oggi in crisi. È in crisi l'edilizia, è in crisi il lavoro pubblico, sono in crisi una serie di altri servizi che a Roma erano trainanti dell'economia, dobbiamo individuarne altri. Non si può fare in uno scontro permanente. E quindi questo serve, io penso, una grande coalizione, la più ampia possibile, individuando un personaggio sindaco che possa unire e non dividere, che possa offrire un'alternativa di governo a questa città, di governo non solo alla Giunta Alemanno, ma a quello che c'è stato dal 93 ad oggi. Credo che questa è la scommessa che noi vogliamo fare e spero che troveremo altri compagni di strada intorno a questo progetto. Assessore, proprio a questo proposito, ieri il Presidente della Provincia di Roma, Zingaretti, ha dichiarato che sarà fondamentale per la corsa, lo sappiamo, ha sciolto le riserve Zingaretti nei giorni scorsi e quindi si candiderà alle primarie, ma ha dichiarato ieri che sarà fondamentale il ruolo del Terzo Polo e quindi anche dell'UDC per la corsa al Campidoglio. Perciò è la prima risposta, secondo lei, a questo suo appello, quindi l'appello che ha già formulato tempo fa di una grande idea innovativa nella politica e quindi di una grande coalizione. Beh, se vuoi telefonare, che sennò mi uccidono e poi subito dopo, diciamo, scusa. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Senta, vorrei fare una domanda. Volevo sapere del fatto delle case di Centocelle, Villa Gordiani e il Comune di Roma della vendita. E qui si è tutto bloccato, hanno chiamato 2-3 persone e poi sono circa 2 anni e mezzo che abbiamo fatto il bonifico alla Romeo e a Risorse per Roma e non si vede più niente. E poi un'altra cosa, hanno messo in vendita queste case con la cosa che dovevano fare le fogne e la strada. All'altro gruppo di palazzi è stata fatta e un altro gruppo è rimasto fermo così. Volevamo sapere di che cosa morimo. Va bene, signora, proviamo a risponderle dopo il giro delle telefonate. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? La sentiamo. Pronto? La sentiamo, signora. Ah, buonasera, dottor Mastro Sussato. Prego. Vorrei parlare che sono un'inquilina di Lena Sarco. Sì. E praticamente ho saputo poco tempo fa che loro, Lena Sarco, vogliono bloccare la vendita, cioè nel senso che se tu te la compri bene o se no ti mandano via. Mm-hmm. È giusto questo? No, non è così, signora, non è così. Non è così. No, siccome che stiamo lottando per questo motivo, nel senso che sono pubbliche,
loro dicono o ve la comprate o se no ve ne andate. Allora signora, intanto noi rifaremo un'altra trasmissione entrando nello specifico, però ieri lo ricordava esattamente l'avvocato, non rinunciate al diritto di prelazione, poi c'è tempo, almeno 60 giorni per fare ricorso, ma nel frattempo non venite meno a questo diritto. Poi lo ricordava poco fa l'onorevole Ciocchetti, c'è alla Camera in discussione la possibilità di una moratoria riguardo a tutto il pacchetto, quindi staremo a vedere. Ma quel tipo di imposizione sono molte volte gli stessi sindacati che evito di prendere una denuncia, vabbè. Allora Ciocchetti, un'altra telefonata, sì. Due. Pronto? Pronto, salve. Salve. Senta, volevo dire all'onorevole Ciocchetti se può fare qualcosa per quanto riguarda la Roma Civitavecchia, sia per quanto riguarda l'Aurelia, sia per quanto riguarda l'autostrada, perché c'è un semaforo lì a Torre in Pietra che provoca disastri il sabato e la domenica alle persone che vanno verso il mare. Quel semaforo sicuramente basterebbe controllarlo, verificarlo tramite polizia municipale del luogo, di quello che sia, qualcuno che regoli questo semaforo. Al rientro sull'Aurelia stesso discorso, per non parlare poi del rientro da Civitavecchia a Roma, perché da Civitavecchia a Roma c'è le persone che rallentano su un rettilineo che dà vista sull'Aurelia. Le persone si rallentano perché devono guardare quello che succede sull'Aurelia, come per dire, se io avessi fatto l'Aurelia sarei rimasto intrappolato. Nel frattempo la fila arriva fino a Santa Severa, perché non è possibile che questa gente venga a comportarsi così senza nessun controllo di polizia locale, di qualsiasi cosa. Il sabato e la domenica vanno affrontate queste situazioni, non abbandonati a se stessi, a questa povera gente che è costretta a fare i pendolari per risparmiare. La ringrazio. Lì, per quanto riguarda l'autostrada, c'è molta gente che entra a Santa Marinella perché non si paga, e esce a Torre in Pietra perché non si paga, no? Poi ha ragione il signore, invece, per quanto riguarda l'Aurelia, ci sono alcuni semafori che hanno fatto delle rotonde stupende, poi... Ma basterebbe un sottopassaggio per chi si mette la Torre in Pietra sull'Aurelia. Le rotondine costano molto. L'ultima? Sì. Pronto? Prego. Buonasera al signor Cecchetto là. Senta, gli volevo chiedere, volevo parlare con lui, siccome lui è tanto qui a Centro Anziani, Cinecittà Est, è stato sempre, l'abbiamo sempre cosato, insomma, applaudito, e ti volevo dire, ma siccome qui c'è quella fontana in via Ciamarra, no? È tutta abbandonata, c'è la melma, le zanzare. Tutta, adesso non neanche la puliscono più, tutti i secchioni pieni di montezza, è un macello proprio, perché non si fa una passeggiatina a controllare qua giù? Veniva spesso al Centro Anziani, qui a Cinecittà Est lui. Va bene signora, grazie. Eh? Allora facciamo rispondere Ciocchetti anche compresa la domanda di Elisabetta, di Elisabetta, di Roberto. Sulla proposta Zingaretti? La risposta, la prima risposta. Sì, però è una risposta parziale. Zingaretti vuole, dal suo punto di vista, giustamente, costruire continuare ad andare avanti con un sistema bipolare in cui ci siano due poli che si confrontano, e chiaramente vorrebbe acquisire nel suo polo il cosiddetto terzo polo, chiamalo come volete. Io ho fatto una proposta diversa. Se vogliamo è la proposta che in qualche modo noi facciamo anche a livello nazionale. Siamo in una fase di emergenza, dobbiamo scomporre i poli e dobbiamo mettere insieme le persone per bene, quelle che hanno a cuore il futuro di questo paese, di questa città, e quindi credo che lo sforzo va fatto più ampio e debba partire anche dal basso. Sarebbe un peccato che le prossime elezioni comunali si semplificassero sullo scontro tra Alemanno e Zingaretti, sarebbe continuare gli errori portati avanti dal 1990, non in termini di nomi e di persone, in termini di formula politica, voglio chiarirlo precisamente, perché se ci sarebbe Ciocchetti al posto di uno dei due sarebbe uguale. Il problema è un problema di costruire un nuovo progetto politico che metta insieme le persone
le forze sociali, non solo i politici, le organizzazioni che dicono giustamente dei problemi della città, sarebbe arrivato il momento che vengano coinvolte nelle azioni di governo di questa città. Perché questa città si può salvare soltanto in questo modo, se no continueremo in questa sterile contrapposizione di chi governa, di chi sta all'opposizione contro chi governa e viceversa. Insomma, uno sforzo in più. Lei questa idea del, lo chiamo così, incubatore per il Campidoglio, l'ha già lanciata qualche mese fa. Finora e la continueremo a lanciare. E la continua a lanciare, ma finora nessuno ha risposto. Ma guarda, il problema non è la risposta dei singoli partiti. È chiaro che chi fa oggi, i partiti che appoggiano l'attuale sindaco, non potrebbero dire siamo pronti a farlo, perché indebolirebbero anche una cosa come questa, l'azione di governo dell'attuale sindaco. La stessa cosa chi in qualche modo, insomma, appunto il PD, che pensa di essere quello che può prendere, insomma, i risultati migliori dalle cose che non sono andate molto bene della legislatura di Alemanno. Il problema, io penso, ci vuole tempo. Questo discorso sta raccogliendo sicuramente negli ambienti della società civile, nelle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni rappresentative della cooperazione, che capiscono che serve un qualcosa di più. E io spero che nei prossimi mesi anche i partiti possano iniziare a riflettere su questa segenza. Siamo in una fase complicata di cambiamento, molto dipenderà anche, dato che si vota lo stesso giorno, quello che accadrà a livello nazionale, e quindi credo che ci sia bisogno ancora di un lavoro, e quindi noi continueremo a dirlo questo percorso, e spero che appunto si troverà una strada. Il sondaggio dell'agenzia Dire certifica questo, certifica che ci sono due debolezze, che sono una Alemanno e la sua coalizione, e l'altro Zingaretti e la sua eventuale coalizione. Sono due debolezze, perché nessuno dei due raggiunge il 40% in un eventuale confronto. C'è uno spazio enorme al netto del 15% che voterebbe per l'antisistema Grillo. C'è uno spazio enorme per fare una cosa diversa, e bisogna vedere chi ci sta, e quindi noi facciamo questa proposta, ci continueremo a lavorare e poi vedremo se ci sono le condizioni, ma io credo che sia l'unico modo per salvare questa città e individuare nuovi modelli di sviluppo e dare risposta al tema del lavoro e al tema della mobilità. Questa proposta che voi dell'UDC auspicate per Roma Capitale, ha detto che in realtà l'ha auspicata anche a livello nazionale. Beh, ma non nazionale già ci siamo. Ma non crede che mentre prima con la figura di Alfano e quindi anche con Bersani c'era stato un avvicinamento con l'UDC di Casini, adesso che Berlusconi torna a sparigliare le carte, l'UDC sia costretta a un allontanamento dal PDL? Le ultime due telefonate, no, poi però, scusa, lasciamo uno spazio per ritornare un attimo all'urbanismo. No, però fa un'analisi sbagliata il nostro. Fa una domanda, poi è una domanda, vediamo la risposta. La nostra proposta non è fare l'accordo, cioè non è fare l'accordo con la PDL, sarebbe una cosa semplicistica. Noi vogliamo rompere il bipolarismo, noi vogliamo che a livello nazionale continui in modo diverso, con un governo politico e non solo tecnico, politico-tecnico e non solo tecnico, come adesso, una maggioranza di unità nazionale che mette insieme all'interno dei confini degli attuali partiti che appoggiano Monti, che appoggiano il governo Monti. Questo è il punto. Non dipende da noi dire chi ci sta e chi non ci sta. Mettere insieme, in una fase di emergenza, per salvare il Paese, i moderati e i progressisti è quello che è avvenuto in Germania 7 anni fa, quando i socialisti e i democristiani hanno per 5 anni governato insieme, cosa che probabilmente riaccadrà il prossimo anno dopo le elezioni tedesche tra la Merkel e i socialisti in Germania, perché in questo momento noi siamo nel dramma più grande. Io penso che molta gente non ha capito, finché non gli tocca direttamente, la situazione drammatica, che senza l'IMU lo Stato italiano a settembre non avrebbe pagato gli stipendi ai dipendenti pubblici, e che la Spagna ieri ha dovuto togliere, eliminare la tredicesima dagli stipendi statali, e ha dovuto sospendere per una parte il servizio sanitario universale.
Cioè siamo in una fase drammatica e nessuno da solo è in grado di poter dare una risposta. Serve uno sforzo comune. Berlusconi scende in campo, è libero di farlo. Credo che non aiuti la soluzione del problema. Dipenderà molto però anche dalla legge elettorale che uscirà fuori, quindi io credo che noi per fare una valutazione compiuta dobbiamo aspettare che il Parlamento approvi la nuova legge elettorale. A quel punto comprenderemo meglio come si muoveranno le questioni. Grazie Ciocchetti. Le ultime due telefonate e poi volevo chiedere l'argomento che avevamo detto avremmo trattato dopo, che era l'iniziativa presa proprio alla Casa dell'Architettura. Pronto? Ci sarebbe anche la spending review, però. Prego, prego. Prego, signora. Senta, io vorrei parlare qui col vice amministratore, che è? Vicepresidente. Sì. Senta, io per una cosa è due ore che sto al telefono. Secondo voi, quando è tempo di votazioni, vi ricordate? Cesano di Roma. Lei c'ha da fare una domanda? Certo. Allora la faccia. La faccia veloce che ci abbiamo pochi minuti. È 10 reclami che faccio. Riguarda cosa? Che non vi ricordate mai. Non abbiamo un custode al cimitero, rubano tutto. Abbiamo quale cimitero? Una stazione che non ci puoi andare perché è schifosa. Ma possibile, ma sta gente invece da sta un poltrona. Va bene, non... grazie. Se lei invece di far perdere tutto sto tempo faceva la domanda, probabilmente già avrebbe avuto la risposta. No, ma poi facesse la domanda però a chi è competente. Appunto, tra l'altro. Perché i cimiteri è competenza delle amministrazioni comunali, non della regione. E dell'AMA in particolare. Quindi... Pronto? Sì, pronto. Prego. Buonasera a tutti. Cortesemente veloce. Veloce, voglio fare appunto una domanda all'onorevole Ciocchetti. Il 13 giugno, onorevole, c'è stata una manifestazione nella regione Lazio La Pisana per quanto riguarda il diritto di superficie. Sì. Abbiamo risolto il problema. Come? Abbiamo risolto il problema. Ah, vabbè, volevo appunto un chiarimento in merito perché sono un vabbè. Po' al buio. Allora, no, e io volevo sapere appunto, finisco la domanda. I rappresentanti che hanno partecipato all'incontro con la loro delegazione, che io ho rivisto 3 giorni fa, sanno bene, quindi lei può chiedere ai vostri rappresentanti che la Regione Lazio ha già approvato in Commissione Urbanistica l'emendamento che voi chiedevate e che mercoledì prossimo o giovedì, cioè o il 18 o il 19, sarà approvato dal Consiglio regionale e quindi la legge che riconosce i vostri diritti e darà l'articolo 12 della legge 11 sembra... Sì, e viene modificata come esattamente parola per parola come i vostri rappresentanti mi hanno chiesto. Ho capito. La ringrazio tanto e prego. Buona serata. Grazie. Allora, ci abbiamo ancora 2 minuti per capire questa iniziativa che avete lanciato alla Casa dell'Architettura con la possibilità di recuperare cubature nei lavatoi, nei piani piloti dell'Adere. È molto semplice. Tutto quello che è previsto dal piano casa è applicabile dai privati, ma è applicabile anche dal pubblico, nel senso che soprattutto un istituto come l'Ater, che ha un patrimonio pubblico enorme, ma anche penso i comuni, le province, le regioni possono applicare il piano casa sul loro patrimonio. Nel caso dell'Ater c'è una proposta, è uno studio che è stato fatto per il momento soltanto abbozzato, ma su cui l'Ordine degli Architetti sta lavorando in questo momento. Da un primo calcolo potrebbero venire fuori, solo riutilizzando le superfici che esistono, che non sono destinate al residenziale, ma che sono abbandonate, penso ad alcuni negozi, penso ad alcuni piani piloti, penso a... i lavatoi che erano negli anni 60, nelle case dell'edilizia degli anni 50-60 realizzati e che non vengono utilizzati, che sono spazi pubblici e non spazi privati, possono diventare case popolari. E quindi significa che noi possiamo, da una stima di massima, circa 2-3 mila alloggi possono venire fuori soltanto da questa operazione. Quindi anche i soldi che la Regione ha messo a disposizione dell'Ater e gli altri che metterà potranno essere utilizzati. L'Ater della provincia di Roma ha già iniziato ad applicarlo. Il Presidente della provincia di Roma in quel workshop fatto all'Ordine degli Architetti ha presentato 3 progetti che sono già in corso di realizzazione, in cui hanno realizzato 55 alloggi di case popolari da mettere a disposizione delle persone che sono in graduatoria. Quindi credo che sia una spinta assolutamente importante. Grazie, noi avevamo anche altre domande che riguardavano in maniera particolare al
alcuni fitti che vengono applicati in maniera piuttosto allegra in interventi di edilizia convenzionata, li ripasseremo direttamente all'onorevole Ciocchetti, il tempo è tiranno. Sì, c'era da dire qualcosa sulla spending review, questo provvedimento del governo, necessario da una parte, però deve cambiare come chiedono le regioni, perché sennò colpirebbero i servizi essenziali dei cittadini. Grazie al presidente Ciocchetti, ci vediamo ancora domani. Salve a tutti. Que no se arrepiente.